Buonasera a tutti, io sono Marcello Di Finizio e mi trovo sempre qui in cima alla Cursus, famosa gru galleggiante e ormeggiata nel porto di Trieste, che guarda caso si trova anche nel cuore della città. Noi da qui possiamo, da questa posizione possiamo vedere completamente tutta la città. E per combinazione ci troviamo anche di fronte ai palazzi istituzionali, i quali non potranno certo dire che non si sono accorti di questa situazione o rischiano anche di dimenticarsi di questa situazione perché ogni mattina dalle loro finestre, dai loro salotti dorati possono tranquillamente godersi lo spettacolo della gru Ursus che a scanso di equivoci non è nient'altro che un'esecuzione sommaria una delle tante esecuzioni sommarie di civili di questo paese, in nome e per conto delle banche e delle multinazionali che governano l'Europa e di conseguenza anche l'Italia. Ecco, qui di fronte abbiamo il palazzo intanto abbiamo la bellissima piazza dell'Unità d'Italia con il palazzo della Legione sulla destra e sulla sinistra invece il palazzo della Prefettura con al centro il Comune. Spero che si riesca a vedere qualcosa. E poi proprio di fronte alla gru Ursus c'è proprio uno dei palazzi della regione ed è proprio quel palazzo dove poco tempo fa si è tenuto quello pseudo tavolo tecnico che riguardava appunto la questione della voce della luna. Dico pseudo perché naturalmente poi è finito con la solitaria fritta e il solito fumo negli occhi da gettare negli occhi della gente. E quindi di conseguenza io sono ancora qui su questa gru a rischiare la vita sotto i loro occhi. Allora adesso detto questo voglio soltanto leggervi una cosa molto breve, tanto per ribadire a tutte quelle persone che non hanno ancora capito oppure che non sono ancora a conoscenza del motivo per cui io sono qui su a manifestare, allora è meglio ribadire questo semplice concetto. Manifesto per la certezza del diritto. Senza certezza del diritto non ci sono investimenti, non c'è sviluppo, non c'è nessuna collettività e di conseguenza non può più esistere neppure uno Stato. Senza certezza del diritto gli unici che possono investire in questo paese sono solo i colossi finanziari, banche, mafie, multinazionali, gli unici che non hanno bisogno del diritto perché una volta che si installano il diritto se lo fanno da soli. Manifesto perché le regole non si cambiano in corsa. Se si cambiano le regole in corsa si distruggono le imprese, le piccole e medie imprese italiane, si mandano in disgrazia le famiglie italiane. Si manda in disgrazia il tessuto produttivo di un paese, si induce gli imprenditori e la gente a compiere gesti esasperati, se non addirittura al suicidio. La Bolkestein è una direttiva europea e, come tutte le direttive e tutte le leggi, sono fatte da uomini e non da degli dei onnipotenti. Perciò, come si fanno, così si possono anche cambiare, altrimenti non è più un'Europa dei popoli, ma di una dittatura camuffata, dittatura finanziaria. Se una legge o delle direttive europee sono sbagliate e stanno danneggiando il tessuto produttivo di un paese, vanno cambiate immediatamente. E se questo non avviene, mi pare evidente che c'è qualcosa che non funziona. E a questo punto le domande nascono spontanee. Questa è un'Europa dei popoli o un'Europa di un'elite molto privilegiata?
Se è un'Europa dei popoli, perché da quando siamo entrati la qualità della vita della gente è di gran lunga peggiorata? Perché le aziende chiudono? Tutte le attività produttive di questo paese, chi più chi meno, sono al collasso. Perché la classe media è stata azzerata, i disoccupati aumentano spaventosamente, la sanità è peggiorata, la scuola e l'istruzione sono state massacrate e la gente è alla disperazione e si suicida. Non vi sembra che c'è qualcosa che non funziona? È tutto in nome di questo liberismo? Ma liberismo per chi? Dobbiamo subire tutto questo in nome di chi? Di cosa? Non è questa l'Europa che ci avevano promesso, non è questa l'Europa che volevamo. Manifesto perché mi venga restituita immediatamente la mia casa, la mia concessione, il mio lavoro, che ho perso a causa della cialtroneria, la malafede, l'incompetenza, l'inerzia di questa nostra classe politica ridotta ormai dei meri impiegati, super pagati, di questo euro feudo. Queste sono richieste, sono diritti sacrosanti, inviolabili e non negoziabili. Ai miei colleghi e ai miei concittadini vorrei solo leggere questo, una versione aggiornata ai giorni nostri di una poesia di Bertolt Brecht. Prima di tutto vennero a prendere gli zingari e fui contento perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei e stetti zitto perché mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali e fui sollevato perché mi erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti e io non dissi niente perché non ero comunista. Poi vennero a prendere gli studenti e i professori, presero gli operai, gli artigiani, gli imprenditori, gli artisti, presero persino i malati e i pensionati. Poi presero i ricercatori e infine anche le forze dell'ordine. Non contenti, si presero anche le nostre industrie, si sbranarono le piccole e medie imprese italiane, si insediarono sulle nostre coste e si presero le nostre spiagge, cancellarono la nostra storia, la nostra cultura, le nostre tradizioni, si presero pure la nostra moneta. Trasformarono tutto in un enorme centro commerciale globale e tutto era asettico. È uguale ovunque e lo chiamavano liberismo. Dicevano che era giusto, era normale, era il nuovo ordine mondiale. Non fate che la storia si ripeta. Per l'amor di Dio, non fate diventare normale ciò che normale non è e non lo sarà mai per nessun paese civile e democratico. Buonasera a tutti.